hanno paura di noi, così Piero De Luca, candidato alla Camera nel collegio uninominale di Salerno per il Partito Democratico, si è rivolto alla folla di sostenitori che lo ha atteso alla stazione marittima di Salerno. Tra la gente, ovviamente, anche i familiari, la moglie, il padre, il governatore della Campania, la mamma ed il fratello Roberto. Alla mia famiglia che mi ha supportato, mi sta sostenendo e che difenderò fino alla fine, fino alla morte! Mentre le bandiere del PD sventolavano, Piero De Luca ha sintetizzato le sue idee, il suo programma, il suo impegno per il territorio. De Luca, qual è l'istanza più urgente che ha percepito in questo mese, diciamo, di campagna elettorale? Ma sicuramente il tema prioritario sul quale dovremo concentrare i nostri sforzi in futuro è quello del lavoro. Il lavoro per i nostri giovani che ancora oggi sono costretti a emigrare in altri posti d'Italia o all'estero per lavorare. Allora abbiamo proposto e rilanciato un piano di 30.000 nuove assunzioni nella pubblica amministrazione nei prossimi anni in Regione Campania per colmare i vuoti di organico e migliorare la qualità dei servizi dei nostri ospedali, dei nostri ASL, dei nostri ambulatori, dei comuni, degli enti pubblici e dare davvero un aiuto e una mano forte alle nostre comunità. Per fare questo dovremo però investire allo stesso tempo sull'industria, sui privati e il progetto, la misura appena messa in campo alla Regione Campania delle zone economiche speciali indica sicuramente la strada giusta. Ci sarà nel nostro territorio, nella nostra area industriale, una vera e propria rivoluzione industriale nei prossimi 7-10 anni che dovremo sostenere e incentivare con forza. Altri temi sono quelli della sicurezza, del sostegno alle famiglie, alle maternità, ai professionisti, al commercio, all'artigianato. Abbiamo tante cose su cui lavorare, su quali concentrare il nostro impegno. Noi siamo gli unici però, lasciatemelo dire, che abbiamo messo in campo delle proposte serie in questi 30 giorni. Altre forze politiche si sono limitate all'invettiva, alla violenza, alla volgarità e alle offese. Noi crediamo che la politica sia altro, perché davvero crediamo nella necessità di dare risposte alle nostre famiglie, alle nostre comunità e rilanciare Salerno nel futuro. Ecco, appunto, che campagna elettorale è stata, se potessimo sintetizzarla con degli aggettivi? Ma è stata una campagna elettorale sicuramente brutta per quanto riguarda l'atteggiamento assunto da altre forze politiche. Noi abbiamo mantenuto la barra dritta, abbiamo continuato a lavorare per indicare idee, programmi e progetti per il rilancio e la crescita della nostra città, della nostra provincia. Abbiamo tanti progetti che riguardano proprio la città di Salerno, dall'ampliamento al nuovo ospedale Ruggi d'Aragona, ai lavori da fare al porto, il dragaggio del porto, il rilancio dell'aeroporto, la metropolitana da allungare fino all'aeroporto stesso e fino all'università, la riqualificazione e pascimento delle spiagge, la depurazione delle acque, il completamento della città della giudiziaria, insomma davvero tante cose serie e concrete che credo i nostri cittadini vogliano, di cui vogliono sentire parlare i nostri cittadini e sui quali noi concentreremo e continueremo a concentrare il nostro impegno in futuro. Quelli che intendono la politica come servizio alla comunità, ma anche come etica delle responsabilità e del coraggio delle scelte.